il fuoco è pura energia e non si spegnerà mai, neanche di fronte ai problemi. Infatti siamo ritornati con Ghostwire. Sono contento di essere ritornato, anche se stasera in realtà dovevamo giocare a Destiny, ma a quanto pare non funziona, quindi alla fine ho deciso che avremmo continuato con il gioco, visto che siamo già a buon punto, già che ci siamo, e poi visto che ormai Star Wars Jedi Survivor sta per finire, no, cosa sto dicendo? Sta per uscire, perciò vediamo un po' come ce la caviamo, dai. Allora, ci eravamo fermati di fronte qua. Con il rosario di fuoco, sì. Infatti dovevamo entrare qui dentro. Vediamo Da se qui scendete riusciamo. all'oltretomba. Una volta dentro non sarà facile uscirne. Sei pronto? Vai Hai tranquillo. molto più coraggio di quanto immaginassi. Perfetto, siamo arrivati. Siamo arrivati. Ciao, benvenuto, benvenuto. Ah, cazzo, ma che... Ok. Ok, diciamo che devo fare un po' più attenzione, qui non è facile. Allora. Prima liberiamo il posto. Oh merda! No, 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 no! Wow! No, cacchio! Porca merda! Non è facile! No! Non ci credo! Porca miseria, questa era difficilissima. Forse non è stata una buona idea entrare così di rotto. Boh, Da qui riproviamo, dai. hai mo... Riproviamo, dai, ce la facciamo. Perfetto, questo è stato facile. Devo sfruttare tutto quello che ho. Quindi, ok, fantasmi ne tolti di mezzo. Più o meno. Vado per il sesto. No!
Porca di quella traia! Ok. Diciamo che non l'ho gestita esattamente come la volevo. Perciò devo fare più attenzione. Devo fare molta più attenzione. Ah, bastava solo entrare così. Ah, ok. Dice che la nebbia all'esterno si è diradata. Dobbiamo controllare di persona. Sempre che tu non voglia restare qui a rilassarti. Ma neanche. Io me ne vado a fanculo, ciao! Ora mi sa che siamo bloccati qui. Non devi combattere contro tutti. Pensa soltanto a uscire. Oh cazzo! No, 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 no! Ok. Ciao! Certo che non è facile andarsene dall'oltretomba. Vanne fiero. Di solito nessuno ha questo lusso. Akito, c'è qualcosa accanto al portale Tori. Vedi di non lasciarla lì. Davvero? Che cosa? Ah, il potenziamento. Ah, ok. Fioritura di sangue. Ah, sì, altre missioni. Sì. Beh, qui ce n'è una, qui ce n'è un'altra e qui ce n'è ancora un'altra. Vediamo un po' come va. Qui c'è una statua. Questo ragazzo non ci sta prendendo in giro, potrebbe avere a che fare con i soliti tizi. Con i soliti tizi? Un cane smarrito, cerca il cane in fuga. Ok. Va bene, cerchiamolo. Vediamo un po'. Io prima faccio il salto qua. Ok. Fatto buoni acquisti? Credo di sì. Ciao, cane. Questo qui sembra solo un cane normale. Allora ignoralo. Continui. Avverto dei visitatori. Molto aggressivi. Non abbassare la guardia. Va bene. Davvero? Dove? Strano, io non vedo niente. Ah, guarda. Abbiamo trovato il nostro cane. Vi prego, liberatemi! Sta arrivando, lo sento! Dobbiamo liberarlo. Non possiamo riportarlo indietro. Concordo. Cosa state facendo al mio cane? Tenete giù le mani!
Oh, porco. Tanto bene che continuano ad arrivare. Pare non ci sia altro. Sei. Fuoco. Fuoco. Mitragliatore incredibile. Bel lavoro. Ora occupiamoci di lui. Ciao, stronzo. Beccati questo. Così. Libera. Sono finalmente libero. Non devo più vivere come se fosse il cane di mio fratello. Fantastico. Diavolo tratta il proprio fratello come un cane. Qualcuno che è l'opposto di te, che vuoi salvare tua sorella. Beh, è facile essere migliori di quel tipo. Ok, prossimo è questo qua. Oh cazzo! Adesso, vai! Sì! Sono pronto! Bam! Eccolo lì. Liberiamo questa zona. Perfetto. Allora, dobbiamo solo arrivare al punto. Eccolo qua. Che tra l'altro, ora che ci penso, non c'era mica un altro portale qui in giro. No. Non mi pare, no. Però tutti e tre livelli alti, quindi direi che mi sta bene. Meno un buon potenziamento. Ops. Spirituale. Cosa intendi? Senti le voci di quegli angeli custodi? Molto spirituali, vero? Non so se lo chiamerei un angelo custode. In ogni caso sono Osamu Zamurani, una blogger del mondo. Avete sentito parlare di me? No, Monte Terrore. È il tuo vero nome? Non importa. Ho un favore da chiedere a entrambi. Come dicevo, il mio appartamento è diventato molto spirituale. In realtà lo è diventato troppo. Potresti sistemarlo? Troppo spirituale? Non suona affatto bene. Sì, ho un brutto presentimento. Quando ve ne sarete occupati, giuro che trapasserò. Sì, forse vale la pena vedere di che cosa si tratti. La casa degli spettri. Va bene. Vediamo un po' cosa possiamo fare. Ehi, sbaglio o sono aumentati? Sì!
sei! Che incredibile mosse. C'è un altro. E un altro ancora? Ancora un altro? È assurdo che non ci abbiano visti. Sì, beh, forse è che sono proprio qua. Yuhu! Fagliela vedere! Non c'è tempo! Forza! Sì! Ok. Ce l'ho fatta. Quale sarà la causa di tutti questi fenomeni strani? Siamo nella pista giusta. Questo condominio si è fatto inquietante. Vediamo un po'. Il talismano è alla rovescia. Avverto già qualcosa di brutto lì dentro. Facciamogliela vedere. Davvero? Che cosa? Cosa ci fa una bambola di paglia gigante sul letto? Forse è qui perché è spirituale? Non ho mai visto una bambola di paglia così grossa. La mettiamo in un campo? È nata per fare lo spaventapasseri. Usa la visione spettrale. Magari troviamo qualcosa. Dopo. Crea bambole maledette. Casomai magiche. Non ci ha parlato di maledizioni. Giusto. Lei è spirituale. Porca miseria. Mi sembra un armadio alquanto spirituale. Di sicuro passano un sacco di strambi di qui. Faceva dirette da questa stanza inquietante. La gente si guadagna da vivere in modi strani. Lei è un caso speciale. Ok. Pare che tenere bagno e cucina puliti crei buon feng shui. Non penso che sia la pulizia il problema. Ok, vediamo un po' cosa c'è. Mi sento comodissimo. La sta usando come cuscino. Scusa amico. Vattene a fanculo. Vattene a fanculo. Sono il guardiano di questo armadio sacro. Senza di me si riempirebbe di insetti. Dovremmo preoccuparci? No, è solo uno spettro. Purificalo. Ok. E pam. Ok. Non vedo niente. Salve? Nessuno? Sembra che qualcuno ci osservi dalla veranda. C'è qualcuno? Che cosa inquietante! Così, così. No. No. Oh. Allora, così, 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 così. E addio. Ce ne sono ancora? Ma
Oh! Ce n'era uno qua, uno qua. Uno sul letto, probabilmente uno in cucina forse. Provassimo qua. Cosa stava cercando di fare? Un nuovo tipo di aromaterapia, forse? Adoro i bagni a nome di candela. Se vuoi delle candele nei cimiteri ce ne sono tante. Che cosa inquietante. Vado a fare quella. Dovremmo averli esorcizzati tutti. Questo posto è così tanto spirituale da attrarre anche gli spettri. Ehi! Certo che i vicini di casa fanno la differenza in un condominio. Bevanda energetica e voilà. Ora abbiamo sistemato il tuo appartamento. Oh, grazie. Non so come l'hai fatto senza di te. Ah, ma perché casa tua è così tanto strana? Ho pensato che se l'avessi resa più spirituale, allora. No, è stato controproducente. Fidati. Beh, problema risolto. Caso chiuso. Adesso vuoi trapassare oppure no? Oh, sì, grazie. Alla prossima. Ed ecco che sparisce. Alla prossima. Pensa forse di tornare. È uguale agli spettri che abbiamo purificato. Spero che non ritorni più e basta. Ok, andiamo un po'. Io qua non vedo altre missioni, sono tutte fatte, perciò noi andiamo a prendere il nostro rotore. Arrivo, rotore! Pa, 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 pa. Ci sono altri visitatori. Io me ne vado via. Che Rinko dice che avresti dovuto sapere della mostra. Chi lo sa? Merda, c'è uno gigante. Tanto purifichiamolo. Ok. Ora capisco. Mio figlio andava pazzo per questa macchina. Scommetto che è il rotore che stiamo cercando. Sì. Tutta la materia, tutta la carne. Se non sbaglio, è la prima volta che parli della tua famiglia. Perché non vale la pena di parlarne. Parlamene ogni tanto. Io ti dirò qualcosa su di me. Ah, ci rifletterò. Non siano salvati. Io non cerco il potere, né il diritto di regnare. Io cerco solo la salvezza. Salvezza per tutti voi. Ok,
Ma vaffanculo. Ok, adesso il prossimo sarà questo. Penso che è il prossimo che dobbiamo fare. Qui c'è un gatto che vuole un oggettino. Salve. Ecco qua. Non male, eh? Allora, qui c'è una statuetta. E poi c'è anche un oggetto speciale. Vediamo se posso esprimere altri regali. Una pace del mondo. Vorrei un Yaki Yako. Dona. Allora, parliamo di qua. E sì. Mi sento quasi una persona per bene. Belle mosse, ragazzo. Ok, chissà che cos'è. Nezuke di Rokurukubi. Non nascondere ciò che ti spingerebbe a metterti in gioco. Ok, un cesso. Là. Alla Zashiki Warashi. Deve essere in casa. Dobbiamo solo trovarla. Arrivo Senti, subito. la Zashiki Warashi è in una di queste case. Forse qua. Questa è quella giusta. Una volta messi gli Shio Senbei sul piatto, dovrebbe manifestarsi. Salve. Ma che cosa? Uno strumento musicale in linea a quattro corde lungo 1 metro. Forte. Chi è che sta ridendo? Lo picchio. Sento una voce. C'è qualcosa dentro. Cosa ci fa qui questa stanza? Non importa, tira fuori gli Shio Senbei. Ok. Di nulla, piccola. Sei un patito di yokai. No, beh, non la metterei proprio così. Ok. Cavoli, non sapevo che si entrasse in casa. Boh, forse era fattibile. Un gatto vale un oggetto. Salve. Grazie. Rosario Astrale. Ah no, no, questo l'ho già preso.
Va bene, allora. Qui c'è un'altra. Qui c'è anche un'altra ancora. Salve, venga qua. Nessuno gatto. Nascondi le icone complete, ecco. Ecco, questo è molto meglio. Vediamo un po'. Qui c'è un cavatacci. Una fotografia che immortala un fenomeno soprattutto invisibile a occhio nudo. Forte. Ah, ma è la casa della tipa. C'era un oggetto allora. Ma io non l'ho visto. Ma che Ah, diavolo ok. Allora, vediamo un po', vediamo se ci sono altri oggetti. Sì. Foto inquietante. Grazie. Allora, io non vedo quelle delle ragazzine. Solo qua. Quindi, a meno che non ce ne siano altre in giro, ma non penso. Io non le vedo. C'è. Cosa c'è qui? Niente, niente. Assolutamente niente, niente. No. Allora, solo qua. Ma salve! Combatti tu per una volta. Ma io sono sempre a tuo fianco, spiritualmente. Una statua. Ed è anche rossa. Zashiki Warashi. Deve essere in casa. Siamo vicini. La Zashiki Warashi è in una di queste case. La Zashiki Warashi. Da che aveva. Ma Deve essere in questa casa. Secondo l'anziana, apparirà se mettiamo degli Shio Senbei dentro un piatto blu. Articolazione di distanza spaventosa. No. Questo sembra la stanza di qualcuno.
Sarò al secondo piano allora. Sì, decisamente. Cos'è? Modelli nel monovolume. Un automobile giocato che si farà una monovolume. Ancora? Che strano. Sento una voce. Non la... non male. Grazie. Ci sarà utile. Ok, sembra tutto in ordine. Usciamo. Livello che non posso prendere nulla. Questo qua e questo qua. Altri fiori rossi. L'albero è corrotto. Eccoli che arrivano. Sapevo sarebbe successo. Fatevi su. Sì. Eccoci. Sì. Oh, ma sul serio? Che vittoria, mamma mia. Sì, ci siamo riusciti. L'albero deve essere ancora purificato. E... libera. Perfetto. È un vero spettacolo. Wow. Vorrei poterlo mostrare a Mari. Perfetto. Questo non è male. Adesso dobbiamo solo trovare un gatto che accetti il regalo. No, 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 no. Boh, chi lo sa. Sarà qui da qualche parte.
Allora, direi che possiamo continuare con la storia, quindi questo qua. E noi ci spostiamo qua. Là sopra. Come facciamo a salire là sopra? L'unico modo è passare per di là. Ah no, sono falso allarme. Porca miseria, cos'è quella roba? Porca miseria. Tutti insieme. Ancora? Sì. Tutti insieme. Ma sono infiniti! Tutti insieme! Prossimo! Non male! Finito? Basta? Saliamo su, saliamo su, saliamo su. Andiamo su, mi giro la testa, sto per vomitare, ma fa niente, sto giocando. Questo su, è infinito, porca miseria. Ok. È finito.
Possiamo saltare dall'autobus al parcheggio. Sei sicuro? Ok. Ok. Voilà. E voilà. No! Ah! No, 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 no. Ma vaffanculo. Gli edifici così ormai ce ne sono a bizzeffe. In confronto al Cagliari, sì. Riproviamo. Di qua. Oh. Stavo per fare lo stesso errore. Pesca fortunata, amico, stavo giocando a Maori e ne ho trovato uno di realtà del 67. Ha detto magari King, guarda. E niente. Sembra proprio un posto nato per rimanere nascosto ai mortali. Non sembra male. Siamo vicini all'oltretomba. Una volta entrati, non sarà facile uscirne. Pronto ad andare? No, okay. Aspetta. Vedi di prepararti bene prima di partire. Magari salvo per sicurezza. Ok. Siamo vicini all'oltretomba. Una volta pronto ad andare? Sì. Sembri decisamente pronto. Ottimo. Ui! Ehi, tu chi vorresti incontrare nell'aldilà, se potessi? Io vorrei rivedere mio nonno. Andavamo a caccia di cappa insieme. Forse mia mamma e mio papà. I tuoi... Scusa, io... non lo sapevo. Oh, quanta corruzione. Se è da ragione, da queste parti troveremo quell'olio dell'oltretomba. E abbiamo anche compagnia. Tanto che recupero un po' di vita. No, c'è ancora quella bastarda.
Fuori uno. Fuori due. Ah, ce ne sono due! Che infami! Se riesco a capire dove si trova il coso... Eccolo qua. No, 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 no. Merda. No, eh. Ah, tu mi hai rotto il cazzo, sai? Allora, lì ce n'è uno. E lì ce n'è un altro. Ok. Beh, che succede? Vogliono proprio facilitarci le cose. Ci tocca stare al loro gioco. Beh, speriamo non per troppo. A quanto pare siamo un po' nella merda. Questa cosa non mi piace. Non sembra molto disposto a consegnarcelo. Fuoco, 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 fuoco. Ce l'abbiamo fatta. Perfetto. Bene, qui abbiamo finito. Possiamo andarcene. Dovete essere in difficoltà, stranieri. Ma un sacco di roba per aiutarvi, cioè non è gratis, ma è sempre meglio che penale. Lui si diverte. Talismano stordente con frecce. Bene. Direi che andiamo, meglio andare via. È una bruttissima sensazione. Come pensavo. La corruzione sta tornando. Questo spiegherebbe perché molti non riescono a tornare da qui. Ciao! Via! Lasciamo perdere! Pensiamo ad andarcene! Addio!
Per un pelo. Pensavo fossimo spacciati. Già. La tomba non ci va leggera con gli intrusi. Ok, abbiamo tutto. Forza, torniamo al rifugio e ripariamo la moto. Subito. Aspetta. Rinko vuole mettersi in contatto con Akito e KK. Ah. A quanto pare c'è un'altra missione secondaria da fare. Ehi, mi sembri pronto per imparare una nuova abilità. Davvero? Ah. Faccio scegliere a te quale imparare. Pronto? Dovete controllare un posto. Ancora per Erika? Sì, è un altro punto di incontro che avevamo per le emergenze. Se non è riuscita a incontrare Ed, forse è andata da quest'altra parte. Capito, ci daremo un'occhiata. Grazie, andate sul tetto del 429. Ok. Per lustro il tetto del 429. Intanto mettiamo un po' di anime qua. Scappa, Akito. È l'unica cosa che sai fare. Proprio come hai fatto con mamma e papà. No, io... Facciamo a salire. Allora, di sicuro qua bisogna fare. Ah, eccolo lì. Oh! Tutto insieme. Stai andando forte. Beh, sai, mi sento quasi una persona per bene. Ok. Fagliela vedere. Qua. Ma che cos'è? Un ventaglio da discoteca. Un tipo di appariscente ventaglio più matto che in passato era molto in voga nelle discoteche giapponesi. Un cane. Va bene, dai, lo ammetto, quello è carino. Eccola. Ah, eccola lì. È caduta? No, è diretta da qualche parte. Non perderla di vista. Scena,
molto meglio. Il registratore vocale. Anche Ed è stato qui. Oh, guarda. Ci ho messo questo proprio ad occhiare i miei fratelli, ma tutti i mostri che girano in questa porta non erano esattamente i miei. Mi avete salvato la pellaccia, amici. Non so dove stare se non mi foste trovato voi. Oh oh. Ok. Non ce ne sono altri. Prendi quel registratore. Giusto, ancora delle abilità. Aumenta il raggio d'onda d'urto di 8 metri. Un po'. Questo no, ecco, questo qua. Bene, ora al lavoro. Difficoltà con gli esseri umani. Una registrazione lasciata da Ed in cui parla degli esseri umani. Un'altra ricerca senza grandi risultati. Erika non era neanche qui. Odio doverlo fare, ma dobbiamo andare via da Shibuya finché possiamo. Io e Dale non possiamo morire qui. Dobbiamo attenerci al piano. Tu ed Erika eravate come sorelle, o persino come madre e figlia. Un uomo solitario come me non può comprendere come si possa creare un tale legame con uno sconosciuto. È come ha detto KK, tu tenevi troppo a lei. Così tanto da negare che tipo di persona sia davvero. Gli umani sono una rogna. Ecco perché preferisco parlare con dispositivi come questo. È troppo difficile avere a che fare con altre persone. Questo è sempre vero, a prescindere dal rapporto. Riferiamo tutto a Rinko. Arrivo. Salve. La vostra espressione non mi fa presagire niente di buono. Non ci sono indizi che abbia incontrato Ed. Capisco. Potrebbe essere andata direttamente da suo padre. Si è sempre sentita responsabile per lui. Anche troppo. Era come un fardello. E anche pericoloso. È per questo che non volevo lottasse. Forse hai ragione. Potrebbe essere tornata da suo padre. Ma per un motivo diverso. E cioè? Nessuno di noi sapeva come andasse la sua vita, per filo e per segno. Facci sapere se ti ricordi di altri luoghi in cui può essere andata. Ci tengo molto anche io, Rinko. Certo, vi farò sapere. Ok. Perfetto. Sì, io dovrei cambiare il vestito, è vero? Voglio mettere questo qua. Non questo. Abito ispirato ad autoproclamarsi maestro d'artista. Questo qua è molto bello, ci sta. Ma questo stupisce il numero con incredibile destrezza. Oppure... No, questo qua! Figata. No, questo è brutto. No, abito d'artista. Questo? Sì, dai. Oh, qui c'è un gatto che accetta oggetti. Ciao. Ho qui un ventaglio. Mm-hmm.
Vediamo un po', un altro gatto che accetta altre cose? No. Ehi, scommetto che è Rinco. Anche se a dire il vero mi piacerebbe avere questo qua, sembra molto stile. Meglio il tradizionale. L'unica possibilità che mi è venuta in mente è che abbia affrontato suo padre e che sia morta. Quindi non ha alcun senso cercarla. Non più. Grazie dell'aiuto. L'ho apprezzato molto. Beh, non voglio farti cambiare idea, ma ci sarebbe un ultimo posto che vorrei controllare. Non gettare la spugna. Kay. Faccio strada io. Akito, andiamo. Ok, dopo la fine. Qua? Sì, ecco il suo residuo psichico. Qui è dove mi ha detto che voleva imparare a lottare. C'è qualcosa qua. È andato di qua. È andato qui dentro. Dove siamo? Qui è dove ho insegnato a Erika a battersi. È appena entrata. Penso che voglia dirci qualcosa. Nei suoi ricordi. Chi lo sa? Intanto guardiamoci intorno. Qui c'è qualcosa. Sarà di Erika. Mostriamolo a Rico. Bene. Ehi, non siamo soli. E resta giù. Eri impaziente di combattere. Dici? Beh, non hai tutti i torti. Ok. Vai così. E anche questa è andata. Adesso andiamo da Rico. Andiamo via, va? No, non di qua. Ma di qua. Avete scoperto qualcosa? Questo portachiavi a forma di gatto. Lo conosci? Gliel'ho dato io. È un dispositivo creato per reagire all'etere. Mi aveva raccontato di averlo perso. Finimmo per litigare. Dove l'avete trovato? Era venuta da me perché voleva imparare a lottare.
Così ho trovato un posto dove insegnarle tutto. Il portachiavi era lì. Deve averlo perso. Non me l'ha mai detto. Forse perché mi sarei opposta. Me lo diceva sempre, lei voleva combattere insieme a noi. Ma suo padre non c'entrava niente. Voleva solo aiutarci, esserci utile. E io non l'ho mai capito. Come ho fatto? Lo rimpiangerò per sempre. Rinko. Ma chi è? Erika. Rinko. Non fartene una colpa. So che stavi solo cercando di proteggermi. Grazie. Rinko. Erika. Sono io che dovrei ringraziarti. Wow. Direi che hanno fatto pace. Hanno sempre avuto un legame forte. E questo non cambierà. Percussionista Taiko. Percussionista Taiko. Figata questa. Bello, ci sta. Questo non è male, anche questo non è male. Questo, ah, che figata. Va bene. Ritorniamo qua. Voglio andare a prendere la moto. Andiamo a riparare la moto. Lasciami il controllo per un po'. La riparo io. Va bene. Carino il vestito. Dovrebbe essere pronta. Stiamo per assaltare la tana del leone. Ti senti pronto? No. La torre nera. Magari faccio veloce un controllo. Sì. Ok, ormai ci siamo, forse abbiamo salvo super sicurezza. Pronto ad andare? Se è ancora in sospeso potrei ancora tornarci più con lo spostamento rapido, ma le seguenti missioni secondarie non sono più disponibili. Dopo la fine 2, dopo la fine 3. C'è qualche problema. La prudenza non è mai troppa, credo. Beh, tutte le missioni secondarie le ho fatte. Sì. Le ho fatte tutte. Sì. Allora direi che... Procuriamoci quello che ci manca. Andiamoci dentro. La torre nera. Ci siamo. È proprio figa come moto, okay, cazzo. Si parte. Andiamo.
E mi sono cambiato l'abito. Ci sta questo? Oh oh. Oh cazzo! Kay, non fermarti! Non reggerà! Oh merda! Vai, forza! Oh oh! Porca troia! Sì! Combattiamo! Non è il momento! Muoviti! Capitolo 5. Rottura. Siamo arrivati fin qui. Non ce ne andremo a mani vuote. Ecco, porterò Mari a casa. Ce la facciamo. Che figata questa tuta. Senza casco. Ah, c'è anche con casco. Figata. Che figata, motociclista. Dobbiamo raggiungere il posto, ma non sarà facile. Sarà pieno di trappole. Ma lei è... piena di rimpianti. Ma grazie a voi due, ora posso lasciarmi tutto alle spalle. Te ne vai? Devo farlo. Non c'è più niente che mi trattenga qui. Scusa se non sono rimasta fino alla fine. Non preoccuparti. È ancora difficile per me credere nell'aldilà, anche se sono in questa condizione. Dopotutto, se fosse vero, la gente sarebbe felice di affrontare la morte. Vivi. Abbraccia la tua vita. Oh. È andata. Andiamo, collega. Beh, è stata tutta colpa mia, mi dispiace, scusatemi. Allora, era Erika che teneva Rinko legata a questo mondo. E ora che la questione è risolta, è dovuta andare oltre. È quello che succederà anche a te. Probabile. Mm.
Vediamo con chi dobbiamo affrontare. Un Angorium. Wow! Oh! Ma non stava cercando di far tornare la sua famiglia! L'hai sentito prima? Secondo lui i corpi sono solo involucri per le anime. Pedine da sfruttare. Non si può evitare di combatterla. No. Chi ci intralcia è finito. Nessuno è escluso. Ci siamo. Si combatte. Oh ma è gigantesco! Salve! Ma porca troia! Sarà un ricordo di lei, il suo Erika, tua madre non è mai davvero andata via. Mio marito non ha cercato la mia. L'ha fatta. Porca troia! Se stessa. Sei! Davanti! Sei! Per farti felice. Era la sua voce. Ora devi entrare nel ricettacolo. Tutto questo è per farti felice. Tutto così sbagliato. Già, sono d'accordo. Se non combattiamo, non possiamo aiutarlo. Ok. Sì, ce l'ho fatta. Ma che cazzo? Cosa avrà in mente questo tizio? Chi lo sa? Non posso dire che mi dispiaccia per lei, ma metterò fine alle sue sofferenze. Bene. Non vado da nessuna parte finché non eliminiamo quel bastardo. Non esiste che me ne vada prima di allora. Vuoi soltanto proteggere la tua famiglia, no? Sei un bravo padre. Ci provo. Lì c'è una pagina. Una volta entrati, non si torna indietro. Controlla di essere pronto. Ok. Lo Yaki Yako. Un rapporto scritto a Keke in merito a alcuni morti improvvisi connessi a una nevicata fuori stagione. Ho delle abilità. Allora, dovrò affrontare dei nemici. Perciò mi conviene fare questa. Sì. Così almeno posso fare. Niente male. Oh. Bene. È ora della vendetta. Allora, siamo già a posto, perfetto.
Non sta più possibile nulla questa azione, vuoi procedere? Dobbiamo tornare in città. Io direi che è meglio salvare. Accetta. Da prepararci. Sì. Ok, andiamo. Ci siamo. Sono spariti tutti, anche da qui. Quel tizio deve nascondersi qui dentro. Andiamo. Cosa? Unitevi e troverete la salvezza. Ma va a cagare. Che stai dicendo? E otterrete la dignità. Io non sono malato, sì. Non è così. L'unica cosa che sai fare è preoccuparti di te stesso. Hai solo paura di una cosa. Non è vero. Che hai? Ho sentito una voce. Sembrava quella di Mari. Forse stanno cercando di incasinarti la testa. Ehi, e adesso che c'è? Akito! Akito! Dobbiamo andare! Meno male che c'è KK. Mari, è davvero questo che provi? Non farti turbare. È quello che vuole il nemico. Ti sbagli. Ti sbagli. Akito, torna in te! Ok. Ci siamo. Terrazza panoramica. Ehi, prima dicevi che sono un bravo padre. In realtà, non lo sono per niente. Pensavo che buttarmi a capofitto nel lavoro sarebbe bastato a proteggere la mia famiglia. In realtà, non ero quasi mai presente a casa. Eravamo praticamente degli estranei. Ultimamente, quando portavo un giocattolo a mio figlio, non lo guardava nemmeno. Ormai non gli importava più nemmeno di quelle auto sportive che gli sono sempre piaciute. KK. Ma non scapperò da questa battaglia. Io li proteggerò a qualunque costo. Sono molto curioso, dai. E così quel burattino non è riuscito a rallentarvi a dovere. Bastardo! La morte del corpo è un fenomeno naturale. E liberando la nostra anima dal suo guscio materiale, torniamo alla nostra vera forma. Credi pure alle cazzate che vuoi! Però, coinvolgendo persone innocenti, hai passato il limite! Si denigra sempre la verità quando va affrontata. Tuttavia, presto anche tu riuscirai a capire quanto questi ricettacoli terreni siano insignificanti. Tieni giù le mani! Oh no! Adesso ho tutte le anime di cui necessito. Le userò per infrangere la barriera tra la vita e la morte. Tua sorella sarà il tassello finale, la base per una nuova era. Dovresti esserne fiero! Provare a attaccarla! La caduta della barriera è il preambolo alla rinascita del mondo! E poi creerò un nuovo paradiso, per quanto modesto.
un luogo dove le anime di mia moglie e di mia figlia risplenderanno per l'eternità! Te lo permetterà! Ah, ho appena avuto una meravigliosa idea. Creerò un paradiso anche per questa ragazza. Uno spirito determinato quanto il suo è una vera rarità. Oh oh. Lei potrebbe addirittura guidare questo nuovo mondo. La nuova era ha la sua Maria. Anzi, la sua Eva. Basta con queste cazzate! Tu sei fuori di testa! Tu dici? L'hai chiesto anche a lei? Perché sei così sicuro che il suo spirito voglia tornare in questo guscio? Io... Riesci a immaginare cosa debba sopportare tua sorella in questo stato? Rimanere incatenata a questo corpo sta solo prolungando la sua agonia. Cosa ne sai tu? Ehi, non ascoltarlo! Ammazziamolo, altrimenti il mondo è spacciato! Akito, riprenditi! L'ora è vicina. Il mondo giace sull'orlo della trasformazione. Una nuova era avrà inizio. Ormai non manca molto. Presto, il mio sogno potrà diventare realtà. Oh no. Alzati! Seguilo! Mari, tu che cosa vuoi? Non farti manipolare! Su! Ora! Alzati subito o ti mollo qui! Tutto qui quello che sai fare, Akito! Oh merda! Posso occuparmene io. Mi prendo a calci da solo. Akito, tu non mi intracciare. Hai paura, eh? Di ciò che stai provando. Di scoprire che forse hai fatto tutto questo per niente. Hai paura della verità. Forza, Akito. Dai! Cosa ne sai tu? Niente. Non ho mai saputo cosa pensasse la mia famiglia. Tu invece puoi ancora scoprirlo. Keikei. Non mi fermerò. Tu invece. Nemmeno io. Devo chiederglielo io stesso. Non è la mia ora. Ecco. Sì. Mi ricordo. Sono un combattere. Per me è tutto. Non c'è nessuno. Nessuno. Che sia meglio. Ma qualcuno se ne accorge mai. Beh, neanche la mia famiglia. Semplicemente patetico. Tocca a me e a lui. Questo tizio ha bisogno di una cosa. Non c'è che sto per farlo. Sei. Avanti. Non
Sì. Sì. È potenziatissimo. Continuo a combattere. Non lo so. Ma è una ragione in più per continuare. Non posso morire senza lasciare qualcosa. Sono aggrappato a questo per tirare avanti. Agito, non deve finire come me. Avanti, dai. Sì. Fatti sotto! Ce l'ho fatta! Ci penso io. Sapevo di vivere al limite, ma non fino a distruggermi da solo. KK. Andiamo. È ora di gettarsi nell'abisso. D'accordo. Andiamo. Hai completato Tokyo Tower. Capitolo 6. Legame. Ce l'ho fatta. Vediamo un po' altre abilità. Boh, queste poche, ma diciamo che mi servirebbero uno di... Ah sì, la quantità di etere. Questo mi sarà molto utile. Bene. Comunque voglio vedere una cosa, l'archivio. Tsukigumo, un enorme visitatore creato da energia psichica prodotta da Akina e da altri umani. La sua forma è il risultato della corruzione causata dalla malattia persistente. Cavolo, i suoi livelli di energia spirituale sono estremamente alti e i suoi enormi corpi persistenti di quelli dei normali visitatori. Prima non eri così forte. Beh, l'abisso è proprio cupo. Però sarebbe sicuramente più strano se non lo fosse. Lo senti? Un suono d'acqua. Vediamo un po'. Un ospedale. Faremo un altro controllo a 6 mesi. Così vedremo se siete tutti e due in salute. Sono dei ricordi. Ma di chi? Ok. Pare sia una bambina. Presto diventerai un fratello maggiore. Non sarà un'amica di Akito? Sei proprio una grande artista, Mari.
Ma guarda, bravissima la mia bambina che pulisce dove ha sporcato. Sono i miei ricordi. Ok. Dimmi se qualcuno ti rompe le scatole a scuola, ok? Ok, va bene. Certo che è strano, ma vedere proprio i ricordi così. Guarda qua. Che posto è? È la scuola elementare dove andavamo. Qua. Perché è un cantiere? Anche tu! Vengo con te! No, sto uscendo con i miei amici. Oggi vai a casa da solo. I miei ricordi è di Mari. Sul treno. Altre anime. Ah, a me ci stai pensando anche troppo. E invece no. È per l'anniversario di mamma e papà. Deve essere bellissimo. Qualcosa di abbinato non mi dispiacerebbe, che dici? Ormai sembra passato un secolo. Tutti i suoi ricordi. La mamma dice che non dovresti pensare alla situazione a casa. Tu dovresti fare quello che vuoi. Già. Sempre così negativa. Il tempo. Ricordi. Quello Yucatan. Sì, è di mamma. Per fortuna è tornato sereno. Sì, è passato tanto tempo dall'ultimo festival. Merda. Akito, non voltare lo sguardo. Certo che qui è infinito. Mamma starà bene, vero? Io non voglio che se ne vada, ma perché se ne vanno tutti? Devo fermarmi un attimo perché devo andare in bagno. Molto bello sto gioco, torno subito.
Eccomi qua. Torniamo qua a giocare. Certo che sto posto qua è infinito. Qui è proprio infinito. Questo sarà un nuovo inizio. Sì, hai ragione. La stanza di Mary. Che cos'è? Quanti altri nuovi inizi dobbiamo sopportare ancora? E poi questo non è neanche un inizio. Stiamo solo continuando a sprofondare. Quanto scendono questi gradini? Non avere paura, andrà tutto bene. Quanto è lontano il fondo? Abbastanza lontano. Non voglio cagarmi addosso, quindi state calmi, eh? A volte vorrei solo toccare il fondo e farla finire. Oh no. Almeno saremmo di nuovo insieme a mamma e papà. Basta. Non scappare, Akito! Volevi sentire quello che provava. Perché soltanto io, in tutta Tokyo, in tutto il mondo, perché continuo a cadere? Se devo cadere, tanto vale che sia io a portarmi. Wow. Ma che cazzo? Akito! Va tutto bene. Devo solo trovare Mari. Esatto. Tu devi proteggerla. Sì. Basta scappare. Forza. Coraggio, dai. Una caverna. Porterà da qualche parte. Ma che cos'è? Una porta. Ci siamo. Già. Lui è lì dentro. Con tua sorella. Sei pronto? Ci siamo. È il momento della verità.
Wow. Sono tutte anime. Nessuno di voi due riesce ad apprezzare pienamente le meraviglie del viaggio che attende i vostri cari. Sono venuto per parlare con Mai. E tu non mi fermerai! Ah, e come pensi di riuscirci? Lei non ha più alcuna parola da proferire. Basta! Oh, cazzo. Oh. No, 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 no. Oh. Resta solo l'ultimo passo. Che lo scorrere del tempo si arresti. Cosa succede? Sua. No! Non si può interrompere la cerimonia! Oh oh. Fregato dal suo stesso potere. Scusa. Lo sapevo. È ciò che mi ha tenuto in vita. Non è stata colpa tua. Sono tornata soltanto. Non potevo
lasciarlo lì. Oh no. Io sono così contenta che ho potuto dirtelo. Oh no. Cazzo, è ancora vivo! Ci sono riuscito! Avevo ragione! I due regni sono finalmente connessi! Quando le anime dell'umanità saranno liberate dalla loro prigione mortale, saranno purificate! E io sarò finalmente un tutt'uno con la mia famiglia! Noi esisteremo in un paradiso eterno! Liberi dalla rovina! Dal colore! Era di giocare. Fine a questa storia. Siamo arrivati alla fine. Oh, porca troia! Stiamo facendo. Prova a vedere se trovi il punto. Poi colpisci la porta. Visione spettrale. Mostrerai i punti deboli. Wow. Stare separati non porta a nulla. Nessuno riesce a comprendere la morte. Noi possiamo solamente unirci. Ma fuori di testa. Anche se a loro si è completamente bevuto il cervello. Al limite del patente. Ok. Avanti, dai! Sì! Diventa sempre più forte! Perché mi ostacolate? Perché? 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 Dovevo essere
vostra salvezza. Una cosa sola. Mi piace deluderti, ma questa morte è già presa. Sai, tutto sommato non è così. Si tratta soltanto di imparare a convivere, giusto, collega? Giusto. Mostra. Ti sei spinto troppo oltre per capirlo. Ehi! Oh! Sì! Questo è l'ultimo colpo! Questo è l'ultimo colpo! Solo separate dai corpi. Torneranno alla normalità. Tutte. Eccetto Mari. Oh. Il 10 dicembre. E tu, mamma, il 9 giugno. Non ho dimenticato. Come potrei dimenticare? Mai. Smetterò di fingere che non faccia male. Continuerò a vivere. Anche se significa sentirsi debole. Quando ci rivedremo, avrò vissuto appieno la mia vita. Ok. Finalmente hai imparato come aprirti con la tua famiglia, eh? E io che pensavo che avessi imparato a stare zitto. Devo chiederti un'ultima cosa. Sì? Parla con mia moglie e mio figlio. Digli che non mi sono mai arreso. Neanche per un istante. Lo farò. Te lo prometto. Ehi, scusa se ti chiedo tanto. Glielo direi io stesso se potessi, ma avverto un po' di stanchezza. KK,
So che sarà difficile dimenticarmi, Akito. D'altronde, non tutti hanno il mio fascino. Sì, sai che fascino, non te ne vai più dalla mia testa. Dovresti ringraziarmi. No, sono andato. Grazie. Riposa in pace. In memoria di Robert Altman. Pubblicato by Banshenda Softworks. Promosso da Tango Games Work, credo. Tango Games Work. Diretto da Kenji Kimura. Vabbè, possiamo anche saltarla sta parte. Sono parole buone queste. Sente che torna tutta la normalità. Il tuo Tsukikumo Kifudo si è trasformato in un rosario della trasmissione. Troverai contenuti bonus nell'inventario quando arriverai una nuova partita che caricherai una partita completa. Manterrai abbiamento, reazioni, cornici, filtro, adesivi, statuette e tracce musicali che hai ottenuto, eccetto alcuni oggetti. Se inizierai una nuova partita. Se volete trasferire questi oggetti in fase salvataggio persistente, visita una cassetta delle offerte presso un santuario. Uno o più adesivi sono stati aggiunti all'inventario. Ghostfire Tokyo 3. Troverai i contenuti bonus all'inventario quando avvierà una nuova partita. Ok, così. Hai più tracce musicali che sono state aggiunte. Una più reazione sono state aggiunte all'inventario. Vuoi salvare? Sì, ovvio. Beh, devo dirlo, è davvero fantastico. E poi, cos'è il filo del ragno? Piano attuale? Deve essere una specie di continuazione. Proviamo, dai. Allora, tutti gli oggetti e potori. Oggetti sono stati aggiunti. Un bonus. Dove siamo? C'è una barriera. Vedi un'uscita. Cos'è sta storia? Quando ti abbiamo chiamato non ci aspettavamo una cosa del genere. Tu sei il Tatari. Sì, è così. Ed è un piacere incontrarti, purificatore. Abbiamo bisogno del tuo aiuto. Ci hanno sfruttato. E ora il ragno supremo Tsuchigumo sta per tornare. Bisogna fare qualcosa. Ah sì? E perché non puoi pensarci tu? Vorremmo tanto, ma il responsabile lo conoscete bene. Lui indossa una maschera.
Capisco. Beh, non abbiamo altra scelta allora. Apprezziamo molto il vostro aiuto. Scendete e troverete Tsuchigumo. Vi prego, annientatelo. Non deve entrare nel mondo dei vivi. Ok. Beh, non saprei esattamente cos'è, però penso che uscirò da qua e basta. Beh, per me è stato un grande piacere giocare e finire questo gioco. E devo dire che comunque il gioco mi è piaciuto tantissimo. È stato davvero molto bello, soprattutto anche di gameplay così. Mi spiace per la sorella, ecco. E però comunque davvero molto bello come gioco, dai. Mi sono divertito molto. Adesso aspetteremo per il prossimo gioco, quindi io vi ringrazio per avermi seguito. Vi ricordo che se volete seguirmi basta solo cliccare il follow sul mio canale Twitch. Per le informazioni ci sono Instagram e TikTok che trovate nel link in descrizione, come anche YouTube per l'archivio live di Twitch se per caso non avete visto questo video. Quindi io vi ringrazio e alla prossima. Ghost Rider vi saluta. Ciao!